Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale. Stefano, buona giornata. Sono particolarmente contento della tua presenza qui perché siete stati da poco protagonisti di un incontro da voi promosso come consiglio regionale a cui da sempre, faccio un piccolo passaggio storico, dal 2011 quando dirigevo Prima Radio ero particolarmente legato. Il tema è scommetti il tuo tempo, non il tuo denaro. Se ci puoi un po' raccontare qual è il percorso anche del consiglio regionale che porta questo incontro, che immagino sia ricco di iniziative che durante l'anno di sensibilizzazione, ma non solo, vengono svolte. Sì, si sta svolgendo grazie a voi, grazie della possibilità di permettere anche al Consiglio regionale con questo format di estendere la voce del Consiglio regionale della Regione Piemonte, qua presente da sempre all'interno del Salone del Libro, che partecipa attivamente per la formazione, per anche la valorizzazione dell'editoria, della piccola editoria piemontese. Ma nello specifico cosa sta avvenendo oggi in Arena Piemonte? Come primo intervento è con la Guardia di Finanza e le scolaresche che hanno partecipato a un concorso dell'uso consapevole del denaro, perciò la possibilità di tutti e da parte del Consiglio regionale con la Guardia di Finanza, perciò una bollinatura d'eccellenza, perché dobbiamo essere riconoscenti alle forze dell'ordine, in questo caso la Guardia di Finanza, che tutela la possibilità, tutela la salvaguardia dei nostri beni e la possibilità di evitare, soprattutto nei casi di abuso, di poter veramente darci un sollievo. Come Regione Piemonte sull'uso consapevole del denaro costantemente si fanno degli atti e cerchiamo sempre di puntualizzare in qualsiasi atto legislativo di fare in modo che il denaro pubblico e il denaro dei cittadini, che cambiano poco perché poi denaro pubblico sono soldi dei cittadini con le loro tasse, con le vostre tasse contribuite al benessere del Piemonte, e in questo caso ogni volta che si cerca di fare una legge c'è un sistema di controllo effettivo per l'uso consapevole del denaro, perciò non solo l'insegnamento verso l'esterno, verso i piemontesi, verso la fascia più giovanile, per in modo tale che già da giovani, già nell'età scolastica possano effettivamente imparare a utilizzare al meglio il proprio denaro, che non è più solo il denaro, come dico, quello che si ha in saccoccia, in tasca, ma è quello che si usa anche alle volte con sistemi tecnologici. Qua sono venuto con la metropolitana, col tram e la metropolitana, non ho tirato fuori il becco di un quattrino, di un euro, non più di lire, perché ho comprato il biglietto col telefonino, l'ho pagato con un'altra piattaforma che non dico per non fare pubblicità e così via, e non ho assolutamente tirato fuori il portafoglio, però ho speso dei soldi che ho sul conto corrente. Così costantemente si fa, bisogna fare in modo tale che i cittadini, i giovani lo sappiano usare al meglio e non entrino in un vizio, in una situazione virtuosa, perché la truffa c'è dietro in ogni angolo, soprattutto, e stanno utilizzando molto le piattaforme. Quali sono, vado diretto sul punto, gli impegni legislativi, le leggi che la Regione Piemonte fa o potrebbe ancora fare per evitare tutto quel mondo che riguarda le scommesse, che riguarda la ludopatia, che riguarda l'usura, che poi dopo viaggia sempre a braccetto con queste situazioni? Appunto, non ho proprio sulla ludopatia, questa legislatura come le precedenti ha lavorato molto su delle leggi specifiche, proprio per evitare quello che si stava dicendo, per evitare di entrare in un sistema, in un sistema virtuoso e vizioso, e possa essere anche poi utilizzato da parte degli usurai di intromettersi nella vita pubblica, nella vita privata dei cittadini, perciò proprio i cittadini bisogna fare in modo tale che non entrino in quel sistema, se abbiano dei problemi utilizzano i sistemi convenzionali che sono le forze dell'ordine, le istituzioni, ci sono sistemi di controllo e di possibilità per tutti,
non infiniti, ma anche la Regione Piemonte con le varie partecipate costantemente mette in capo dei soldi per dare opportunità a chi ha veramente bisogno, chi entra in un sistema vizioso, di poterne uscire. E la legge, l'ultima legge sulla ludopatia, e come dico sempre, ogni legge è migliorabile. La scorsa legislatura avevano fatto una buona legge sulla ludopatia, questa legislatura si è voluta migliorare perché c'è necessità, perché non è solo più la macchinetta che si usa al bar o in tabaccheria, sono i sistemi informatici, e purtroppo lo devo ridire, che ci viziano e ci danno l'opportunità a entrare in quel sistema ludopatico. Perciò abbiamo necessità di evitare che i cittadini piemontesi si entrino in quel circolo vizioso ludopatico. Nell'ambito sanitario purtroppo abbiamo visto un aumentare in questi ultimi decenni, l'aumento di persone che entrano nel circuito ludopatico, perciò giocano alla cosiddetta macchinetta, ma non solo, sono i sistemi delle piattaforme online, quelle casalinghe o quelle sul cellulare, che purtroppo hanno una divulgazione. Noi abbiamo voluto, non dico reintrodurre le macchinette nei bar, non è assolutamente vero, abbiamo voluto puntualizzare perché ci sono delle attività economiche e commerciali in Piemonte, come tante altre, che stanno lavorando onestamente, perciò dare l'opportunità a tutti, in un paese liberale come siamo, anche il Piemonte lo è, di poter collaborare e poter lavorare. Però dobbiamo penalizzare fortemente chi abusa di questi sistemi tecnologici e soprattutto dare supporto tecnico e soprattutto psicologico ai cittadini. Perciò nella legge c'è anche il supporto economico, psicologico per chi abusa, chi entra in quel sistema, perché purtroppo non tutti sono, non dico fortunati, io sono uno che non ha mai giocato neanche una schedina come mio padre o il Totocalcio o l'Enalotto, però purtroppo ci sono, c'è gente in un sistema di crisi economica, i cittadini, abbiamo visto non solo in Piemonte, in tutto il mondo, si affidano a questi sistemi pensando di trovare il dorado. Perciò noi dobbiamo far capire ai cittadini, giocare sì, però giocare in modo cosciente. Stefano, noi ti ringraziamo di questa puntualizzazione. Guarda, davanti alle telecamere, siamo anche in un periodo non elettorale, ti chiediamo una cortesia e una promessa, il massimo impegno, perché su questo settore il Consiglio regionale, ma tutti quanti, marcino dritti per proteggere soprattutto le fasce più deboli. Assolutamente, non è una promessa elettorale, ma abbiamo fatto anche in legge, perché abbiamo rafforzato e potenziato economicamente i sistemi di controllo anche tramite le forze dell'ordine, in modo tale che vadano a penalizzare e a sostenere, a far chiudere quelle attività illecite e soprattutto fare in modo di rendere consapevole chi lo usa, chi mette la macchinetta, e poi aumentare anche le dotazioni economiche, finanziarie e sanitarie nell'ambito psicologico e nel contrasto alla ludopatia. Questa è una cosa che abbiamo voluto fare in legge, perché era una legge che, come ripeto, ogni legge è migliorabile, c'è la possibilità di migliorare ulteriormente, e man mano che cambieranno i sistemi tecnologici la legge dovrà essere riformata. Grazie Stefano, buona giornata, grazie. E buon salone.